La valorizzazione del pescato, esperienza e opportunità è il tema dell'incontro di questa mattinata di Blue Sea Land. In che modo valorizzare appunto il pescato per esportarlo sotto questo punto di vista, quindi? Io credo che la valorizzazione passa soprattutto attraverso l'evidenziazione della sua provenienza e della qualità del nostro prodotto, qualità che è sia nelle tecniche di pesca che nell'attenzione che si pone alle specie che vengono pescate e direi guardando in prospettiva anche la sostenibilità della nostra pesca. Si parla anche di porti, qual è la situazione dei porti siciliani? A Mazara del Vallo abbiamo una situazione un pochettino decadente ad esempio. Sì, i porti, come sapete, non è una competenza del nostro Ministero, ma adesso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato un piano sulla portualità. Ovviamente il porto di Mazara, a cui faceva riferimento, è un porto regionale, è un porto su cui c'è l'attenzione comunque anche del Governo centrale e dell'amministrazione regionale, perché è una situazione che a mio avviso va risolta. Mazara, ricordiamo, è la prima marineria dal punto di vista peschereccio d'Italia e quindi è importante che possa conservare questo porto, questo suo punto di approdo. Blue Sea Land 2015, come lo definirebbe? Sì, Blue Sea Land è un'iniziativa che raccoglie tanti paesi, personalità, pubblico che viene da tanti paesi, è un momento molto importante per raccogliere l'attenzione sulla pesca e quindi è un momento importante per valorizzarla, per questo ne abbiamo voluto partecipare all'iniziativa con un nostro stand che permettesse di far conoscere il potenziale anche del pescato italiano. Io direi che quest'anno è un'occasione in più per fare il punto sulla sinergia. Io credo che siamo arrivati veramente a un momento in cui tutti gli attori del mare sentono il bisogno di una sinergia e il momento per passare all'azione è arrivato. Ecco, sempre più difficoltà da parte dei pescatori, diciamo, siciliani, ecco, che fanno pesca d'altura, per adottare quelle misure che l'Unione Europea ormai da anni, insomma, impone. Ecco, il ruolo anche del Ministero come filtro relativamente a queste normative, parliamo anche di alcune strozzature burocratiche che spesso, insomma, oggi a fronte della crisi non permettono ai pescatori e all'intera filiera ittica di poter avere dei guadagni adeguati. Io credo innanzitutto che fra il territorio e Bruxelles, l'Unione Europea, il problema principale sia un problema di linguaggio, quindi in questo il Ministero si pone molto volentieri nel ruolo di traduttore per mettere insieme le due parti e per far comprendere i rispettivi linguaggi. Nella sostanza io credo che poi i pescatori qui a Mazara, ma anche in altre parti, ma soprattutto a Mazara, sono pescatori che hanno una lunga esperienza, siano già pronti a questa rivoluzione culturale, siano già pronti e abbiano già intuito dentro di sé che alcune soluzioni possono essere raggiunte utilizzando il linguaggio opportuno nell'interesse di tutti. Ecco, la Blue Economy è un modello, una via maestra per raggiungere appunto questa piena convergenza di obiettivi. Sicuramente mettere insieme l'economia del mare, tutte le componenti dell'economia del mare è secondo me il volano principale per la crescita economica, crescita occupazionale e per nutrire il pianeta in maniera sostenibile. Parliamo anche di acque territoriali che sono spesso un problema in termini proprio economici e anche burocratici per i nostri pescatori. Il Ministero come si muove in questo senso? Ma innanzitutto sulla giurisdizione delle acque non è una competenza nostra diretta. Ovviamente per quello che ci riguarda il Mediterraneo è ancora composto in gran parte da acque internazionali. L'importante è quello che noi monitoriamo con attenzione è che le nostre barche non sconfinino le acque territoriali degli altri paesi. Blue Sea Land nasce lo stesso giorno in cui nasce il cluster biomediterraneo, chiamiamolo due fratelli gemelli, dove l'obiettivo era proprio di portare avanti questa innovazione geopolitica del Mediterraneo con i suoi temi legati soprattutto alla pesca e esteso ovviamente a tutto l'agroalimentare siciliano con i distretti. Credo che sia stata una scommessa particolarmente riuscita, soprattutto perché l'agroalimentare siciliano piace sempre di più a livello internazionale, la Sicilia si afferma sempre di più come mercato di riferimento ma soprattutto come prodotto di qualità ed è chiaro che occasioni come questa rappresenta il modo migliore per trarre un volano per tutta l'economia siciliana. Ecco, si parla invece di pesca, i problemi sono sempre gli stessi, bisogna creare anche dei fondi anche per i pescatori affinché insomma, la pratica delle demolizioni non sia appunto perseguita, perché il problema è proprio questo, riconvertire quello che è il settore. Sì, la Sicilia ha fatto una scelta chiave e l'ha portata soprattutto a livello europeo, uno che stoppa le rottamazioni.
Queste hanno caratterizzato il periodo 2007-2013, abbiamo detto chiaramente con forza stop alla rottamazione, ma soprattutto contrasto anche all'illegalità del pescato e tutte quelle che sono le concorrenze sleali dei pescatori. E secondo, che è il tema centrale del Blue Sea Land e del cluster biomediterraneo, che il Mediterraneo è un mare che si deve gestire e non si deve spartire. Ci sono poche acque internazionali e molte acque territoriali. Finalmente anche l'Unione Europea ha varato un regolamento che dà la possibilità di gestire assieme agli altri paesi, anche i paesi riverasche, delle risorse comuni, una su tutte quella del Gamberone, quindi i piani di gestione condivise con la Tunisia, con l'Algeria, con l'Egitto, con gli altri paesi del Mediterraneo, ci fanno ben sperare, assieme alla valorizzazione della pesca costiera artigianale, perché più volte ribadita e finalmente riconosciuta la regolamentazione comunitaria, che la pesca mediterranea ha le sue specificità. Sono barche che sono fortemente selettive e compatibili con l'ambiente, e quindi la pesca artigianale è un po' quello che l'agricoltura biologica serve nel settore dell'agricoltura per valorizzare la qualità del prodotto e soprattutto darne una forte matrice ambientale. Dottor Cartabellotta, un mese dalla chiusura dell'Expo, siamo già in grado di tracciare un bilancio di previsione? Sicuramente sì, il cluster biomediterraneo chiudiamo già quasi con 2 milioni di visitatori. Anche il numero di persone che hanno avuto modo di confrontarsi con i prodotti siciliani, più di 200.000 hanno assaggiato e mangiato i prodotti siciliani, ma soprattutto la percezione di questa Sicilia e del brand mediterraneo che porta con sé. È un mare di grande interesse, non solo produttivo, ma anche agricolo, legato alla pesca, turistico. E siamo riusciti ad unire in questa carta del biomediterraneo che sarà firmata a fine mese di ottobre i tre grandi temi del Mediterraneo: la dieta mediterranea, quindi la dieta non solo di grande qualità, di grande salute, ma di grande sostenibilità ambientale, la pesca mediterranea e i temi dell'agricoltura mediterranea. E soprattutto l'idea è, con tutti i paesi che lo hanno costituito, come con tutti questi paesi che ogni anno partecipano al Blue Sea Land, di lavorare insieme. È chiaro che trattasi di paesi di tre continenti, Europa, Asia ed Africa, ma proprio di più per rafforzare l'idea che l'innovazione geopolitica è riuscita. Dottor Cartabellotta, l'Expo è sinonimo comunque di promozione, di comunicazione. Quanto è importante che la comunicazione e la promozione entrino nel settore ittico proprio per spingerlo? Io credo che dobbiamo fare lo stesso lavoro che si è fatto nel vino. 20 anni fa Sicilia era percepita come terra di vino sfuso, poi nel giro di 10 anni siamo diventati brand di prestigio della enologia mondiale, dell'enologia internazionale. Sicuramente lo stesso lavoro lo possiamo fare con la pesca. La gente potrà capire che in Sicilia si viene a mangiare del buon pesce, si viene a mangiare del buon pesce fresco, e quindi invece di essere condannati una generazione a mangiare del pangasio, che tutti sappiamo essere pesce pescato nelle acque sporche di alcune parti dell'Asia, e che gli stessi cinesi dicono che devono mangiare più perché ce lo mandano in Europa, tanto è inquinato e tanto è cattivo da un punto di vista della sicurezza alimentare, allora lì la gente finalmente potrà capire che la pesca, la valorizzazione di questo territorio attraverso la comunicazione per mangiare cose buone, ma soprattutto anche per dare questa dimensione esperienziale alla pesca, perché come è successo in agricoltura, anche le nuove realtà di pescaturismo, di itturismo, di filiera corte, di chilometro zero, di mercati, di tracciabilità, possono dare valore ad un settore che lo merita. Lei ha fatto un intervento dove ha parlato appunto del mercato ittico, il mercato che non è solo un luogo fisico, ma è un luogo appunto dove conoscere il pesce, è un luogo appunto dove è meglio poter apprezzare e dare informazioni soprattutto ai consumatori. Sì, esatto, il mercato ittico in realtà oggi si deve sempre più porre come un luogo di garanzia, quindi non è soltanto il luogo di distribuzione, ma deve essere un luogo a tutela del consumatore, che oggi nell'intera filiera rappresenta l'anello più debole. Quindi una serie di controlli devono essere ascritti al mercato ittico, da qui vedasi tutto quanto è stato fatto a Milano, ma ho un esempio verificato di persone in questi giorni anche a Trapani, dove esiste una realtà che vede, oltre all'ASL, un consulente veterinario interno che nell'ambito dell'autocontrollo, che è proprio di ciascun operatore, garantisce quella serie di esami e test sul prodotto prima che lo stesso venga messo in commercio. Il mercato ittico, dicevo, deve sempre più porsi quale luogo di conoscenze, affinché queste informazioni
possano arrivare al consumatore, garantendolo in termini sia di salubrità del prodotto che di tracciabilità dello stesso. Ecco, qui ci sono stati a Bluesland dei B2B, ecco, lei ha visto, ha avuto modo di vedere, quindi c'è stato qualcosa di interessante, ecco. Ma devo dire che sono rimasto favorevolmente impressionato dal numero di incontri organizzati. Mazara ritengo che, così come Bruxelles oggi rappresenta la principale fiera nel settore dell'ittico, Mazara è ormai deputata a diventare il più importante punto di incontro per quanto riguarda appunto i paesi del Mediterraneo su temi legati alla sostenibilità della pesca e a quel patrimonio che è dato dal Mar Mediterraneo. Qual è il ruolo della politica in tutto questo, secondo lei? Ma il ruolo è un ruolo imprescindibile, nel senso che sicuramente è meritevole l'attività svolta da un distretto pesca che funge da collante, da trade union tra le varie esigenze che poi sono le esigenze proprie dei principali attori. Senza però il ruolo della politica in termini ad esempio infrastrutturali, durante il mio intervento parlavo proprio delle difficoltà di conferire questo prodotto che viene pescato ad esempio a Mazara in mercati quali quello di Milano. Quindi noi abbiamo magari delle eccellenze legate a specificità territoriali che poi non riescono ad uscire dal territorio per la difficoltà di raggiungere. Ad esempio abbiamo proprio l'esempio della Sicilia, purtroppo. In un mercato ittico qual è quello di Milano, noi abbiamo soltanto un operatore che è di Mazara e che conferisce prodotto all'interno del mercato, proprio perché il trasporto, che oggigiorno è ancora su gomma, il trasporto aereo non è purtroppo sviluppato come dovrebbe, è un trasporto oneroso per il costo del carburante e spesso non garantisce il raggiungimento del mercato di distribuzione in tempi congrui. Oggi si parla quindi di valorizzazione del pescato, sicuramente la valorizzazione passa quindi dalla tracciabilità. In che modo valorizzare quindi la tracciabilità ed evitare le truffe? Perché anche di questo si parla spesso e volentieri. Ma allora lì da segnalare di certo quanto è in essere in tema di formazione dello stesso pescatore. Mi è stato illustrato quanto avviene ad esempio per l'OP di Trapani, dove gran parte di queste attività vengono già a bordo, addirittura l'asta elettronica avviene a bordo delle varie barche, quindi il prodotto quasi non ha più la necessità di dover neanche confluire all'interno del mercato, perché nel momento in cui viene sbarcato è già venduto. Sono tutte però conoscenze che richiedono anche un supporto da parte dei vari enti preposti alla formazione di questi pescatori, proprio per evitare di abbandonarli a se stessi e contrastare quel fenomeno che negli ultimi anni ha visto una radicale contrazione delle flotte. Radicale contrazione delle marinerie legata proprio al fatto che per taluni pescatori, magari artigianali, diventava quasi più conveniente demolire la propria barca piuttosto che investire in formazione e riconversione. Oggi questo ha portato ad una perdita di tradizioni e di capitale umano che per l'Italia è una perdita pesante.